L'annuncio Ribilis di Samsung non è ancora finito. La sede di Seul del gigante sudcoreano della telefonia è stata oggetto di una perquisizione nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e traffico di influenza in cui è implicata l'ex consigliera personale della presidente Park Geun-hye. Choi Soon-il, 40 anni, arrestata ad inizio novembre per frode ed abuso di potere, è accusata di aver sfruttato la propria influenza sulla presidente per costringere grandi gruppi industriali, tra cui Samsung, a versare delle tangenti. Il capo dello Stato, eletta su un programma che prometteva di attaccare alla radice il clientelismo e la corruzione che divorano la classe politica del paese, rischia ora di essere il primo presidente a dover essere sentita dalla magistratura come sospetto in un caso di corruzione.